La preghiera circolare continua davanti al Santissimo, un'adorazione che dura 24 ore. A turno i confratelli si fermano in preghiera in chiesa e pregano anche per chi in quel momento non può, perché è impegnato. Ascanio, cioè Francesco, viene qui e porta un po' di coraggio anche a noi, e qua giù aspettiamo solo che quel chiavistello giri e un omone grande e grosso ci porti sul patibolo. Già, ma padre Francesco è morto. È morto la sera del 4 giugno 1608, vicino Isernia, ad Agnone. Ha deciso di morire lontano, lontano da tutti, quasi a dire scusate, tolgo il disturbo. È andato in silenzio alla chetichella senza fare rumore, ma pensava che non ce ne saremmo accorti. La vita di Salvatore lo Iacono, o meglio quello che resta della vita di Salvatore lo Iacono, sarà decisamente più triste adesso. Mi aveva aiutato a pensare meno alla morte e più a quello che avrei trovato dopo, dal patibolo al paradiso. Ma speriamo bene. Speriamo almeno che il paradiso ci sia e che lassù, su qualche nuvola, si possa fare di nuovo due chiacchiere con Francesco. I Caracciolini hanno avuto sempre, fin dall'inizio, l'affidamento della parrocchia che doveva nascere, e la prima chiesa, chiamiamola chiesa, una baracca lì in Piazza Sempione. Pronto parrocchia? Alfredo, ciao, sono mamma. Ciao mamma, come stai? Tutto bene. Tu piuttosto? Bene, bene, anch'io, grazie, sì. Ti ho pescato in un brutto momento. No, no, figurati, esco fra un'oretta, ho i vecchietti che mi aspettano. Allora racconta, come sta andando? Ma no, che cosa vuoi che ti dica? No, va tutto bene, il parroco in gamba, i confratelli sono simpatici, sì. Sì, la gente mi ha accolto bene, sì. Sì, sì, non c'è nulla di cui ti debba preoccupare, dai. C'è tanto da fare. Beh, mamma, diciamo che qui non si sta mai con le mani in mano, eh. Come pastore di questa parrocchia, svolgere ogni tipo di servizio verso i fratelli che mi sono stati affidati, che sono abbastanza, 7.000 famiglie a cui devo rendere conto davanti a Dio per l'operato e per la salvezza di ogni anima. Alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Cerco di essere a disposizione di tutti senza fare alcuna esclusione di persone. Diciamo che la forza per cui uno si può muovere tutto il giorno e dedicarsi veramente come il Signore ci chiede, io la traggo dalla celebrazione della Santa Messa ogni giorno. E che io ricordi da quando sono prete, tutti i giorni ho celebrato sempre la Santa Messa. Loro sono molto importanti per il quartiere, perché aiutano moltissimo, sono molto presenti, ci sono tantissimi gruppi vincenziane, gruppi di preghiera, quindi lavorano molto sul territorio, perciò su tutte le necessità per i poveri, insomma sono molto presenti. All'inizio ho sentito molto la responsabilità e il peso di pensare ad una comunità così grande. 22.000 persone sono tante, certamente, però ho sempre stimato di non essere solo, ma di essere con una comunità di fratelli con cui lavorare, operare insieme per lo stesso ideale, per lo stesso desiderio che è quello di portare la salvezza ai fratelli.
da migliorare, ci sono tantissime cose. Io penso al grande problema della famiglia oggi che affligge tantissime persone. Anche qui, con tutto il lavoro, il servizio pastorale che possiamo svolgere, però ci sono delle fasce della nostra parrocchia che vivono il disagio della divisione. Ci sono dei bambini che si ritrovano due padri, tre madri, non si capisce più niente. Tutti quanti oggi ci lamentiamo, io per primo naturalmente, che le cose spesse volte non vanno bene, che l'uomo è cattivo, che l'uomo si comporta male, che l'uomo opprime, eccetera. È vero, Dio gli aveva affidato tutto, l'abbiamo ascoltato, tutto era sotto il suo dominio e l'uomo sta esercitando malamente questo suo potere, questo suo dominio. Bacio. Ma guarda che da tanto che non ti vedo, che succede? Per fare la cuoca, quindi si è detta la cucina. Benessere, avere una casa, avere una macchina, divertirsi, fare le vacanze anche tre volte all'anno, parlo della settimana bianca, il carnevale, le ferie estive e quant'altro. Quindi un certo tono di benessere materiale ha inquinato quello che poteva essere quella dimensione spirituale che tutti quanti ci aspettiamo e che desideriamo ritorni per la vita e il bene di tante persone. Il desiderio mio a quel tempo era quello di aiutare la gente più povera della terra. Siccome San Francesco Caracciolo ha sempre fatto questo, anch'io che vivevo qui, nella parrocchia degli Angeli Custodi, e stavo in Italia e stavo bene, e vivevo con la gente più ricca del mondo, mi domandavo cosa potevo fare per la gente più povera del mondo. Dunque, quando noi siamo arrivati, il Vescovo di Goma ci ha detto di sceglierci una missione nella diocesi di Goma e abbiamo scelto un posto dove non c'era niente, dove i missionari ci andavano una volta o due l'anno. Siamo arrivati là e quando siamo arrivati la prima volta avevamo una casa di paglia con tanti topi dentro e con tante lucertole che correvano, ma principalmente con tante zanzare. Sono 20 anni che stiamo là e io non mi stanco di stare in Africa, mi stanco di sopportare le violenze degli altri, però non mi stanco di aiutare, di stare con i più poveri, di far vivere quelli che non avrebbero la vita senza la nostra presenza. Per cui le nostre prospettive in Africa sono floride. Noi, da quando l'Ordine Caracciolino è andato in Africa, bene, le nostre vocazioni sono arrivate, abbondanti, e speriamo che il Signore ci benedica nella bontà anche di queste vocazioni. La forza della preghiera è cercare di condividere anche con le persone che si avvicinano a noi quello che può essere questa dimensione della spiritualità che il nostro fondatore ci ha lasciato. Essere pane spezzato per ogni fratello che si avvicina.